Ciao a tutti, oggi rispondo a una richiesta specifica, lucidatura della pietra con una smerigliatrice angolare e dischi abrasivi. Niente giri di parole, vi mostro subito come si fa, passo dopo passo. Ora, guardate cosa abbiamo qui, la mia inseparabile smerigliatrice angolare. Un vero gioiellino, ma la magia sta nei dischi abrasivi. Abbiamo una squadra di dischi di diverse granulometrie, ognuno con la sua personalità. Partiamo dalla grana grossa che fa il lavoro sporco e piano piano ci portiamo alla grana fine, quella che fa brillare tutto. Insomma, come passare dal rullo compressore alla bacchetta magica. Come vedete, mi muovo lento e costante, senza stress. Questo primo passaggio è come fare un po' di palestra alla pietra, la rafforza e rimuove le imperfezioni. Mi raccomando, non bisogna avere fretta. Con movimenti regolari, la superficie inizia a diventare sempre più uniforme. Una volta che la superficie è pronta, cambiamo disco. Ora utilizzerò un disco a grana media per affinare ancora di più il lavoro. Questo passaggio è essenziale per preparare la pietra alla fase finale di lucidatura. Ora, il momento di cambiare marcia. Mettiamo un disco a grana media. Questo è come passare dal bodybuilder al ballerino. Meno forza, più precisione. Vedete come la superficie comincia a diventare sempre più uniforme. E per finire, il gran finale, il disco a grana fine. Questo è il nostro tocco magico. Con movimenti leggeri e fluidi, la pietra inizia a brillare sotto i nostri occhi. Ecco, sembra quasi che mi dica grazie. E adesso, il tocco finale. Cambiamo disco e utilizziamo questo disco di feltro. È progettato per lucidare al massimo livello, rendendo la pietra lucida come uno specchio. Ma c'è un piccolo segreto per ottenere una finitura impeccabile. Utilizziamo del sapone. Sì, proprio del sapone, applicato direttamente sulla pietra. Questo aiuta a rendere la superficie ancora più brillante e liscia. Guardate il risultato. La superficie è incredibilmente lucida e liscia, come uno specchio. E così, con un po' di pazienza e i giusti strumenti, anche la pietra più grezza può diventare una superficie brillante e perfetta. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nuovi contenuti. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace e un commento qui sotto. Voglio sapere cosa ne pensate o se avete altre richieste. Grazie mille per avermi seguito fino alla fine. È sempre un piacere condividere con voi le mie esperienze in officina. Alla prossima e buon lavoro a tutti!